Roma, 430 a.C. circa. In piena epoca repubblicana, i patrizi vogliono allargare i possedimenti per diventare sempre più ricchi. Conquistano così altre popolazioni italiche, Latini, Equi, Volsci, che sono tutti nel centro dell'Italia. Ma non basta, perché sconfiggono Veio e conquistano anche gli Etruschi. Subiscono però la sconfitta da parte dei Galli. Ricordate Asterix e Obelix? I Galli mettono a ferro e fuoco Roma. Roma non si arrende e comincia ad espandersi verso sud. Combatte e sconfigge i Sanniti. Scende poi ancora più giù e arriva fino a Taranto, la colonia greca. I tarantini, spaventati dagli inarrestabili romani, si alleano con Pirro, il re dell'Epiro, l'attuale Albania. Pirro dall'Albania arriva in Italia via mare. Vince alcune battaglie, ma perde l'ultima, quella decisiva. I romani conquistano anche la colonia tarantina. Sentirete spesso parlare di vittoria di Pirro. È un modo di dire che prende proprio le mosse dalla storia antica, da questa storia antica. Significa una vittoria che non vale nulla. Proprio come le due prime vittorie di Pirro, che annunciarono solamente la sconfitta finale. Dopo aver sconfitto anche Pirro, Roma conquista così tutto il sud Italia. Ecco qui la cartina, in rosso la parte conquistata dai romani. Conquistata l'Italia, il nuovo obiettivo diventò espandere il commercio. Per far questo, Roma doveva riuscire in una nuova impresa, conquistare il Mediterraneo. L'obiettivo era dunque il Nord Africa, ma Roma doveva fare i conti con la grande e potente Cartagine, fondata addirittura dai Fenici, che grazie al commercio aveva conquistato Nord Africa, Spagna, Corsica, Sardegna e Sicilia. Cartago delenda est, Cartagine deve essere distrutta, continuavano a ripetere i romani. Cominciano così le guerre puniche, così chiamate, perché i romani chiamavano i fenici puni. La guerra tra le due potenze, Roma e Cartagine, fu terribile, durò oltre 100 anni. La prima guerra punica, 264-241 a.C., si tenne per lo più via mare. I romani non erano molto forti sull'acqua, ma costruirono una nuova flotta. Roma dotò le proprie navi di ponti mobili, cosiddetti corvi, per agganciare la nave nemica e combattere a corpo sull'altra nave, come potete vedere dall'immagine. Roma vinse così la prima guerra punica, con la vittoria vicino alle isole Egadi, nel mare della Sicilia. Conquistò così la Sicilia e costrinse Cartagine a cedere anche la Corsica e la Sardegna, 1-0 per i romani. La seconda guerra punica, 218-202 a.C. I cartaginesi, memori della sconfitta via mare, sorpresero i romani e scelsero di combattere via terra. Guidati dal feroce Annibale, discesero dalle Alpi con un'arma speciale, gli elefanti. Annibale, quindi, con decine di elefanti, scese in Italia, sconfisse più volte i romani e giunse in Puglia, dove a Canne, oggi chiamata proprio Canne della Battaglia, riportò una grande vittoria nel 216 a.C. Ecco qui una delle tante immagini che ritraggono proprio Annibale con il suo esercito di elefanti, addirittura tra le cime imbiancate delle Alpi. I romani allora si riorganizzarono e inviarono in Africa le truppe guidate da Publio Cornelio Scipione. Annibale fu quindi costretto a lasciare l'Italia per andare a difendere Cartagine. I due eserciti si scontrarono nella battaglia di Zama nel 202 a.C. I cartaginesi furono sconfitti e costretti a cedere tutte le loro colonie in Spagna. Publio Cornelio Scipione, per le vittorie ottenute, fu soprannominato Scipione l'Africano. La terza guerra punica, 149-146 a.C. La seconda guerra punica si era conclusa con un accordo di pace. L'accordo vietava a Cartagine di fare guerre anche in Africa senza il consenso romano.
I cartaginesi però furono attaccati dal regno della Numibia e per difendersi violarono l'accordo. Allora i romani nel 149 a.C. dichiararono guerra a Cartagine. Comandati da Scipione Emiliano, dopo un assedio di 3 anni, nella primavera del 146 a.C. i romani conquistarono la città. I 50.000 cartaginesi che si arresero furono venduti come schiavi, mentre la città fu saccheggiata e distrutta. Ecco qui la linea del tempo che dimostra come sono collocate temporalmente le 3 guerre puniche. Diamo adesso un'occhiata a questa cartina che illustra bene i luoghi della battaglia e l'itinerario di Annibale. Come vedete in rosso c'è la zona controllata dai romani dall'Etruria in giù verso sud, ivi compresa la Puglia e anche la Calabria e il Nord Africa. L'itinerario di Annibale è segnato invece con la linea nera con le frecce. Come vedete Annibale è partito dalla Nuova Cartagine, situata nell'attuale Spagna, per dirigersi verso l'Italia, entrare nel territorio dei Galli, cioè l'attuale Francia, discendere dalle Alpi e andare verso sud. Verso sud combatte prima la battaglia a Canne, in Puglia, quindi a Canne della battaglia, si sposta poi verso la Calabria e dalla Calabria, varcato il mare, ritorna a Cartagine, che nel frattempo era stata attaccata dai romani che cercavano con un diversivo di allontanare lo stesso Annibale e i cartaginesi. In seguito a questa lunga battaglia, Cartagine, come sappiamo, verrà poi conquistata dai romani e completamente distrutta. Bene bambini, per oggi anche questa lezione è finita, ci vediamo alla prossima lezione con dei nuovi argomenti. Buona giornata a tutte e tutti e grazie per l'attenzione.